Ciao da Avsim! Quali sono i giocatori che effettuano più passaggi ogni 90 minuti in Europa? Andiamo a scoprirlo insieme con i dati di WhoScored. Parliamo sia dei giocatori in generale, sia con uno zoom specifico sugli attaccanti, quindi i passaggi effettuati dai giocatori che giocano in attacco, non necessariamente i passaggi d'attacco, lì diventa un po' più complicata la cosa. Perché indosso la maglia della Juventus? Perché c'è un giocatore della Juve molto significativo nella classifica degli attaccanti, ma ci arriviamo dopo, perché prima partiamo con la classifica, con la top 10, quindi i migliori 10 giocatori per numero di passaggi effettuati ogni 90 minuti in campionato, con relativa percentuale di precisione a prescindere dal ruolo ricoperto. E quindi io partirei dalla posizione numero 10 per poi risalire e scoprire chi c'è al vertice. In decima posizione c'è Boateng, Jérôme Boateng, che con 16 presenze e 1104 minuti si è assestato su un numero di pari a 86,3 passaggi ogni 90 minuti. Boateng, come sapete, difensore centrale, 31enne, quasi 32enne, del Bayern Monaco, che ha tra l'altro una precisione di passaggi del 90,4%, quindi una precisione molto elevata. Beh, parliamo di un difensore centrale, risulta abbastanza normale, usuale, che possa essere tra i migliori per numero di passaggi effettuati a partita, diciamo, su una media di 90 minuti. Ma vediamo che salendo la classifica non ci saranno tanti altri difensori. Alla nona posizione infatti c'è il Kai Gundogan, quindi già troviamo un centrocampista tedesco di origini turche del Manchester City, 25 presenze e 1589 minuti in Premier League quest'anno, il suo numero di passaggi in media su 90 minuti è 86,7, poco in più di Boateng, con una precisione del 91,5, più elevata rispetto al difensore del Bayern Monaco. Gundogan, tra l'altro, che deve compiere ad ottobre i suoi 30 anni, ma è sempre stato un centrocampista di grande livello tecnico e lo sta confermando anche in questa stagione. Ottava posizione, dove troviamo un altro difensore, ma è un terzino, e cioè David Alaba, austriaco del Bayern Monaco, naturalmente 28 anni per lui il prossimo 24 giugno, 20 presenze, 1788 minuti, un numero di passaggi in media ogni 90 minuti di 87,4, con una precisione del 90,2, quindi anche Alaba da laterale riesce ad essere molto molto preciso, ad assestarsi sopra 90% di precisione, con quasi, ma manca qualcosina, 90 passaggi ogni 90 minuti, quindi quasi un passaggio al minuto in una partita media da 90 minuti. E siamo alla settima posizione, dove troviamo un altro, ma l'ultimo difensore di questa classifica, di questa top 10 generale, che è Jonathan Tah, che è il più giovane in effetti di questa top 10, infatti è del 23 maggio, non è il più giovane, perché leggevo, c'è il rigo di sopra dove c'è un altro giocatore che è un po' più giovane, ma è il secondo più giovane dell'11 febbraio 96, quindi da poco Jonathan Tah ha compiuto i suoi 24 anni, come sapete gioca nel Bayer Leverkusen, infatti ha anche affrontato la Juventus in Champions League, è tedesco, il suo numero di passaggi in media ogni 90 minuti è 88,1, avendo disputato fin qui 21 partite con un totale complessivo di 1763 minuti. La precisione dei passaggi di Jonathan Tah è 89,4, quindi più bassa di Boateng ed è la più bassa fin qui in questa top 10, ma non sarà la più bassa in definitiva. Infatti la percentuale di precisione più bassa ce l'ha l'altro giocatore che si trova subito sopra, cioè in posizione 6. E infatti in sesta posizione troviamo Joe Gomez, centrocampista naturalmente del Liverpool, inglese, che in Premier League in questa stagione ha collezionato 19 presenze accumulando 1277 minuti ed effettuando in una partita media da 90 minuti praticamente 90 passaggi, 89,9. Joe Gomez, quindi grande costruttore di gioco nel Liverpool di Klopp, praticamente un passaggio al minuto, con una precisione appunto però abbastanza bassa rispetto a tutti gli altri che vi sto menzionando, cioè 88,4%. Sarà anche che il Liverpool fondamentalmente è una squadra che gioca a grandissima velocità e quindi non è facile mantenersi precisi. Entriamo nella top 5 di questa top 10, cioè i primi 5, e qui troviamo in quinta posizione altro centrocampista spagnolo, in questo caso, che è
Thiago Alcantara, sempre del Bayern Monaco, quindi siamo comunque in Germania, e poi facciamo un recap su questo. Thiago Alcantara, 11 aprile 1991, quindi ha in effetti compiuto da poco 29 anni, ha collezionato fin qui in Bundesliga 22 presenze, accumulando 1666 minuti, ed effettua 91 passaggi ogni 90 minuti, quindi leggermente in più rispetto ad un passaggio al minuto, con una precisione tra l'altro abbastanza elevata del 90,8%. Siamo in quarta posizione, chi troviamo? Altro centrocampista, sempre spagnolo, in questo caso gioca in Premier League, cioè nel Manchester City, ed è Rodrigo. Rodrigo, nato il 22 giugno 96, quindi anche lui, in realtà è lui il secondo più giovane, non è Jonathan Tah, comunque abbastanza giovane, pure lui molto giovane, deve ancora compiere 24 anni, ha una precisione di passaggi del 92,2%, molto elevata, effettuando ben 91,7 passaggi in media in una partita da 90 minuti. Lui che di presenze ne ha collezionate 26 e di minuti ne ha accumulati 1957, in pratica in questa top 10 è il giocatore che ha più minuti all'attivo in questa stagione. Siamo addirittura arrivati alla top 3, cioè sul podio, dove troviamo un altro centrocampista spagnolo che gioca però in Spagna, e cioè nel Barcellona, e sì, è Sergio Busquets. Non può mancare, non può mancare in nessuna stagione recente Busquets tra i top giocatori al mondo per numero di passaggi effettuati su 90 minuti. E siamo ad un numero veramente quasi iperbolico, 93,6 passaggi ogni 90 minuti con una precisione dell'89,4%. Non è la precisione più alta, ma non è neanche la più bassa, praticamente la stessa precisione di Jonathan Tah. Questo forse dà anche un po' la misura di un Barcellona che quest'anno non è brillante come gli altri anni, è un pochino annebbiato sotto certi aspetti, però Busquets con 23 presenze e 1800 minuti e questi numeri qui fa ancora significativamente impressione. Chi è il secondo di questa classifica? Chi è il secondo miglior giocatore per numero di passaggi in media su 90 minuti? Marco Verratti. Andiamo in Francia, al Paris Saint-Germain, che è una squadra che domina per possesso palla e palleggio, soprattutto in Ligue 1, quindi c'era da aspettarselo un giocatore del Paris Saint-Germain ai vertici, ed è in particolare Verratti con 103,8 passaggi ogni 90 minuti, con una precisione del 92,5%. Voi mi direte, vabbè, ma è facilissimo in Ligue 1, può darsi, ma resta comunque un dato importante. 20 presenze e 1482 minuti con questo dato, quindi quasi 104 passaggi su 90 minuti. Oh, ma al primo posto c'è un altro giocatore del Paris Saint-Germain. No, non c'è ancora un giocatore della Juve, un altro giocatore del Paris Saint-Germain, ed è Leandro Paredes. È Leandro Paredes il top d'Europa in questa stagione per numero di passaggi ogni 90 minuti e, almeno in questa top 10, ha anche una percentuale di precisione veramente stratosferica. 17 presenze, 807 minuti, quindi non ha giocato tantissimo, 104,1 passaggi ogni 90 minuti, poco più di Verratti, ma più di Verratti, quindi è primo, con una precisione del 93,4%. Stiamo parlando di un giocatore ancora giovane, Leandro Paredes, quindi ancora molto interessante, argentino del Paris Saint-Germain. Complimenti a lui per essere primo in questa top 10. Ma dove sarà il primo juventino? E poi passiamo agli attaccanti. Il primo juventino in questa classifica è in posizione 47. È 47esimo, Miralem Pjanic, che con 75,5 passaggi in media su 90 minuti ha una precisione dell'89,8, cioè neanche al 90% arriva con questi pochi passaggi. Piccolo recap, infatti, vediamo che c'è pochissima Serie A, anzi non c'è proprio, la Serie A non c'è proprio. L'unico italiano in questa top 10 è Verratti, poco più giù ci sarebbe Jorginho, per il resto parliamo di tre giocatori del Bayern Monaco più uno del Bayer Leverkusen, quindi siamo a quattro giocatori che militano in Germania, e poi ci sono tre giocatori spagnoli, diciamo, ma come nazionalità, perché comunque non militano certamente in Spagna. Infatti c'è solo Busquets praticamente che gioca in una squadra spagnola tra tutte quelle che vi ho elencato, e poi ce ne sono due del Paris Saint-Germain che fanno storia a sé. Quindi non c'è nessun giocatore in Italia per quanto riguarda il numero di passaggi su 90 minuti né la precisione dei passaggi, in questa top 10 perlomeno.
Perché passando ad un'altra top 10, cioè tenendo conto degli stessi parametri, stesso discorso, numero di passaggi su 90 minuti e precisione di passaggi, vediamo chi sono gli attaccanti migliori. Partendo dalla posizione numero 10 troviamo anche giocatori probabilmente sconosciuti, cioè in decima posizione tra gli attaccanti, quindi che effettuano più passaggi su 90 minuti, c'è Islam Slimani, che è un giocatore algerino del Monaco, nato il 18 giugno 1988, che fa 33,6 passaggi ogni 90 minuti, con una precisione bassa del 69,4%, però è comunque top 10. Nona posizione per Gaëtan Charbonnier, giocatore francese del Brest, nato il 27 dicembre 88, che effettua 33,7 passaggi ogni 90 minuti, con una precisione del 78,5%. In ottava posizione troviamo Roberto Firmino, naturalmente brasiliano del Liverpool, 34,9 passaggi in media ogni 90 minuti, con una precisione del 79,7%. Settima posizione per Iago Aspas, spagnolo del Celta Vigo, nato il 1 agosto 1987, che effettua 35 passaggi in media ogni 90 minuti, con una precisione del 78,4. Salendo, siamo a questo punto arrivati nella posizione 6, dove troviamo Karim Benzema, e di qui in avanti sono tutti attaccanti molto più famosi. Benzema effettua 35,3 passaggi ogni 90 minuti con la precisione dell'85%, confermando di essere da sempre un attaccante di manovra, un attaccante costruttore di gioco. In posizione 5, Antoine Griezmann, che effettua 38,8 passaggi in media su 90 minuti con la precisione dell'81,1%. Mi aspettavo un po' di più contando che è un giocatore del Barcellona, ma come vi dicevo prima anche Busquets non arriva al 90%, e questo, diciamo, dà un po' la misura della qualità tecnica del Barcellona in questa stagione. Posizione numero 4 per Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è quarto al mondo, quarto in Europa per numero di passaggi effettuati come attaccante, per numero di passaggi effettuati in media su 90 minuti, che sono 39,4, quasi 40, la precisione è molto buona, 84,1%. In terza posizione, quindi sul podio, troviamo Pippo Falco del Lecce, straordinaria questa presenza, tra l'altro i primi 4 sono tutti della Serie A, vi dico anche gli altri 2 tra poco. Falco riesce ad effettuare 40,7 passaggi in media ogni 90 minuti con una precisione dell'87%, collocandosi praticamente al secondo posto per precisione di passaggi in questa top 10. Poi magari più giù ci sarà qualcuno che farà meno passaggi e sarà più preciso, però Pippo Falco è terzo ed è secondo, terzo per numero di passaggi e secondo per precisione, pazzesco. Al secondo posto per numero di passaggi c'è un altro giocatore della Serie A, che è Josip Iličić, che è anche nella top 10 dei tiri in porta, così come Ronaldo e praticamente nessun altro, perché credo ci sia, forse no, neanche Benzema, neanche Griezmann, quindi gli unici 2 giocatori presenti in top 10 sia per numero di passaggi ogni 90 minuti che per tiri in porta a partita sono Iličić e Cristiano Ronaldo. Pensate un po', Iličić, che effettua 49,6 passaggi in media su 90 minuti, con una precisione però non elevata dell'81,4%. Oh, ma chi c'è in prima posizione e perché ho la maglia della Juventus? Perché al primo posto nella top 10 d'Europa per numero di passaggi effettuati ogni 90 minuti c'è Paulo Dybala. Paulo Dybala, il nostro Dybala, che effettua ben 54 passaggi ogni 90 minuti pur essendo un attaccante, con tra l'altro la precisione più alta di questo top 10, 87,9%, che come avete visto farebbe quasi invidia, cioè lo colloca quasi Dybala nella top 10 generale, a prescindere dal ruolo per quanto riguarda la precisione. Ora, piccole considerazioni in conclusione. Dobbiamo essere contenti di avere Dybala e Ronaldo in top 10 per numero di passaggi effettuati in media su 90 minuti come juventini? No, perché non abbiamo centrocampisti, come vedete, né altri giocatori significativi nella top 10, anzi nella classifica generalizzata. Pjanic è a stento nella top 50. Questo significa tra l'altro che passiamo quasi più palloni con i giocatori d'attacco che con gli altri giocatori, e questo significa che, ma nonostante questo, con gli altri giocatori non riusciamo a fare un volume di gioco, la Juve non riesce a fare un volume di gioco elevato. I 150 palloni a partita di Pjanic sono un miraggio, anche se si parlava di tocchi di palla e non di passaggi, ma vedete che al primo posto c'è
Paredes. Il primo giocatore del mondo, cioè dei campionati europei, come attaccante è Dybala, che dovrebbe in realtà fare altro. Ma questo significa che Dybala è chiamato a sopperire alle mancanze tecniche di un centrocampo che non riesce a costruire bene il gioco. E questo lo sapevamo già. Ma vi libero di ogni altra considerazione, anzi vi lascio lo spazio dei commenti per non tediarvi ulteriormente e vi ringrazio naturalmente per l'attenzione. Nei commenti allora fatemi sapere come la pensate, mettete like se questo video vi è piaciuto, altra puntata di questa rubrica sulla top 10 di rendimento dei giocatori a livello europeo e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per seguire i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!